Buonasera a tutti e benvenuti alle prove online del Coro On Triangle Choir di mercoledì 11 novembre. E i tempi non sono buonissimi, diciamo, i numeri non parlano bene, ma noi continuiamo avanti imperterriti con la nostra musica e ci aiuta anche un po' a superare i momenti di crisi che sicuramente ognuno di noi ha. Io ad esempio ce li ho, insomma, penso ognuno di noi avrà qualcosa da raccontare, tant'è che sono quasi un po' tentato di ripristinare, vi ricordate la vecchia rubrica che avevamo in primavera, come ti senti e cose del genere, no? Che ci aiutava anche un po' a sfogare, insomma, poi semmai ne parliamo, se siete d'accordo la ripristiniamo, magari cerchiamo forme un po' nuove, così per raccontarci anche qualcosa di bello e magari anche di brutto che ci sta succedendo. Ma passiamo al lavoro che stiamo per intraprendere stasera, che sarà un lavoro abbastanza intenso e importante. Cominciamo con il riscaldamento vocale. Per voi ho scelto il vocalizzo numero 6 stasera, che è quello più impegnativo che abbiamo fatto, quindi magari se lo usate anche quelli bravi, insomma quelli diligenti tra voi che mi mandano i video e mi chiedono consigli, vi raccomando di provare a farlo anche magari la prima frase musicale, fatela anche un po' più lentamente perché è un po' veloce anche da eseguire, quindi arriviamoci per gradi, ora stasera fatelo pure così com'è, però fatelo un po' più lento cercando di scandire le singole note e poi arriviamo a farlo così come è proposto nel video. E finalmente veniamo al corpo delle nostre prove online di stasera, che sono il punto 3. Il punto 3 è stata la scelta del brano. Vi ricordate la scorsa volta vi avevo chiesto di frugare un po' fra il mio repertorio di cose che ho scritto io, insomma, modeste a parte. E voi avete votato e ha vinto, diciamo, con una media di 8 punti e 1 su 10, da 1 a 10, quindi voto scolastico, ha vinto My Lord. Sono molto contento di questa vostra scelta per vari motivi. Il primo è che ritengo dei brani proposti fosse quello più gospel di tutti. Il secondo è che a questo brano è legato il mio grande amico Michele, è pianista, e perché l'abbiamo scritto insieme, insomma, la parte musicale, e nel testo ha contribuito anche il mio amico Pasquale, che non è più fra noi, era nel mio coro precedente, e nel testo, insomma, ci diede una mano anche lui, e quindi mi ricorda anche lui, è un modo per farlo presente insieme a noi. E poi anche perché, last but not least, anche perché My Lord richiederebbe, andate a rivedervi il video originale che vi ho proposto la scorsa volta e che c'è già anche sulla pagina del sito, eseguito dal coro Semba Singa di Firenze, che io fondai tanti anni fa, e richiede una coreografia. E sinceramente quella coreografia che c'è ora, quella sul sito di quel video, che mi sembra fosse un concerto fatto al limite sull'Arno, in una bellissima chiesa, e non mi ricordo come la facemmo lì, però mi ricordo che la coreografia era veramente molto simpatica. Io vorrei provare a riproporla anche nei video, così aggiungiamo un po' di così tensione, tanto se ce ne fosse stato bisogno. E quindi vediamo un po' che cosa viene fuori. Intanto imparatevi bene la parte vocale, c'è un solista, vediamo un po' anche a come rispondono le sezioni, a chi farlo fare, al limite se no lo faccio io, se proprio il coro, abbiamo bisogno di tutti gli elementi nel coro. Mi riservo, ecco, di prendere in esame anche il brano arrivato secondo, Unity, che è un brano al quale io sono molto legato perché l'ho scritto anni fa, negli anni 90, e diciamo il tema dell'unità è un tema che mi piace molto, sta molto a cuore, e in questo momento credo ce ne sia davvero tanto bisogno. Potrebbe essere un po' l'occasione per fare un brano misto, un po' alla Bocelli, no? Un po' ora perdonatemi il paragone, però fare una cosa un po' in inglese e un po' in italiano. Quindi, dopo My Lord, può anche darsi che prenderemo prima o poi in esame anche Unity, che è arrivata seconda, di tutto rispetto, insomma. Ma passiamo
ai punti successivi. Allora, vi ricordo che ci abbiamo in atto una campagna di diffusione che si chiama Perché non vieni anche tu, e ringrazio con l'occasione le persone che per ora già me l'hanno mandata, che sono Paola Ongaro, Paola Garbellieri, Raffaella, me stesso, Fabrizio, Ramone, Salvatore e Gabriella, e aspetto gli altri video, perché io non mi stancherò di chiederveli finché non li avrò tutti, di ognuno di voi. Ognuno di voi dovrebbe tirar fuori un perché da dire a un amico della rete, una motivazione per farlo venire. Mi raccomando, continuate. Allora, punto 5, Somebody to Love. C'è qualche... si sta smuovendo il gigante, perché già Daniela e Fabrizio mi hanno mandato i loro demo, e c'è qualcosa di interessante, qualcosa sicuramente mi fa ben sperare. So di altre due persone che ci stanno lavorando. Forza ragazzi, può darsi che quando vi ho fatto questo video mi sia arrivato qualche altra cosa, poi ve lo dirò, semmai ve lo specifico nella pagina del sito, perché il video quando è fatto, non ci si torna più sopra. E quindi spero di riceverne altri. Io li metterò a confronto con la base che ho io, e, o con quella dei Queen, insomma, per sentire un po' l'intonazione. Ma già con questi due ritengo che, e magari con qualche innesto anche da parte mia, ritengo che la cosa sia possibile. Quindi dopo My Lord, probabilmente per Natale ci regaleremo un bel Somebody to Love sotto l'albero, il che non farebbe male. E poi veniamo al corso di lettura musicale, andiamo avanti con questo metodo che ho scelto per noi, diciamo, del solfeggio cantato su brani di facile applicazione. Questa volta ho utilizzato Nothing But The Blood, mi raccomando fatelo a chi interessa, e fra l'altro anche questi video io proverò a condividerli e a metterli sui social, proprio per far vedere come il nostro coro non è soltanto cantare, ritrovarsi, ma è anche imparare. Quindi tutte le cose un po' più didattiche proverò a condividerle per far un pochino venire d'appetito alle persone della rete, quando riusciremo a coinvolgerle, semmai. Allora, poi il punto 7 appunto sono i compiti per casa, che vi estrapolerò dal sito e ve li pubblicherò. Mi raccomando, il punto compiti per casa, riguardatelo durante la settimana, perché lì c'è veramente il contenuto del lavoro che siete chiamati a fare. Ognuno di noi ha il suo, io ho quello un po' di coordinare e di metterci un po' di energie su questa cosa, ma anche voi, senza di voi non sarei nulla, e lo stesso voi senza di me. Quindi questo coro ha bisogno di un direttore, ma ha bisogno anche di coristi operativi, entusiasti nonostante tutto. Allora, un'ultima cosa, ve lo dico anche qui, quando ci vedremo su Zoom, ricordiamoci con le persone fra voi che si intendono un pochino di social di fissare un nuovo appuntamento Zoom, solo fra pochi intimi, diciamo così, per pianificare un attimino le attività che io vorrei intraprendere e portare avanti nella maniera migliore. Quindi se ci sono suggerimenti, consigli o quello che è, già con Fabrizio ci siamo sentiti via chat, ma insomma ho visto ad esempio anche Ramona a volte ha delle idee, dei suggerimenti, insomma, e anche altri forse di voi sono adepti dei social. Quindi vi aspetto e vi auguro buone prove, come sempre in bocca al lupo!